invito subito il dirigente scolastico, quello che per noi era il vecchio preside, Raffaele Suppa, del nostro liceo classico Michele Morelli. Prego, preside. Grazie, grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie al presidente della Banca di Credito Cooperativo e alla presidenza, a tutti gli illustri ospiti. Perché è importante, e colgo subito la considerazione del dottore Cannata. Noi abbiamo tre aspetti sui quali vogliamo focalizzare la nostra attenzione. Uno è quello del problema degli istituti di credito, l'altra è la questione dell'economia del territorio, l'altra questione che si intreccia all'interno di questi processi è il tema centrale della legalità, che attraversa il nostro sistema sia dal punto di vista degli istituti di credito sia dal punto di vista del territorio e dell'economia del territorio. Io voglio subito promuovere una provocazione alla platea e soprattutto agli oratori. Noi abbiamo una recente legge che si chiama legge 107-2015. All'interno della legge 107-2015 le scuole debbono promuovere i percorsi di alternanza scuola-lavoro obbligatori. Io, dirigente scolastico di un istituto di scuola secondaria superiore, mi sono prodigato a mandare lettere a tutti, dalla Camera di Commercio alla Sindustria, alle organizzazioni presenti sul territorio, per promuovere un tavolo di confronto e di riflessione. Perché? Perché i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono il banco di prova di un percorso formativo completo. La risposta, sapete qual è stata? Nessuna. In questo territorio una lettera mandata da un dirigente scolastico a tutte queste organizzazioni non ha avuto nemmeno una degna risposta per dire scusate, non siamo interessati. La debolezza dell'economia del territorio non può essere ostaggio di quelli che possono essere i processi da attivare dentro il territorio. Perché se è vero come è vero che le Camere di Commercio si debbono dotare degli albi con le imprese disponibili a promuovere i percorsi d'alternanza e questo non è ancora avvenuto, come facciamo a creare quella comunicazione tra scuola e imprese, tra scuola e territorio? Noi parliamo tanto di un coinvolgimento diretto perché i messaggi debbono arrivare a questi ragazzi, debbono arrivare agli alunni, debbono arrivare nelle scuole secondarie superiori che a conclusione dei loro percorsi poi debbono fare delle scelte, debbono promuovere quei percorsi anche di carattere imprenditoriale e di economia all'interno del territorio. Allora, non possiamo continuare a parlarci da soli, dobbiamo intervenire con quelli che sono dei percorsi continui che si propagano, che si ramificano all'interno delle scuole, perché innanzitutto dobbiamo recuperare quel senso di fiducia e di lealtà reciproca all'interno delle istituzioni. Grazie e buongiorno, buon lavoro a tutti. Pegaso, molto più di un'università.